Buongiorno, numero 67 Baroni. C'è il parere contrario del governo. L'onorevole Baroni intende intervenire? Prego, onorevole Baroni. Grazie, signor Presidente. Quando prima ho chiesto la parola dicendo che non sentivo, forse probabilmente avevo sentito fin troppo bene, perché a quanto mi risulta c'è stato in questo momento un tentativo di negoziazione occulta in cui nessuno si è accorto che il governo stava dicendo: noi accettiamo il vostro ordine del giorno di Maio, tutti gli altri ordini del giorno successivi vengono considerati contenuti nell'ordine del giorno di Maio, e quindi se voi rinunciate agli ordini del giorno successivi, noi ci esprimeremo favorevolmente rispetto all'ordine del giorno di Maio. Io probabilmente non ci volevo sentire, ma non ci voglio sentire nemmeno adesso, perché nel momento in cui stiamo parlando della privatizzazione della Banca d'Italia, non mi stupisco di questo modo di fare. Io questa negoziazione un po' becera e schizzoide, personalmente, non la farei nemmeno con mio figlio se stiamo parlando di che ora dobbiamo andare a letto. Quindi personalmente ribadisco che il problema è culturale. Continuiamo queste negoziazioni commerciali di bassa lega nel momento in cui chiediamo semplicemente diciamo, nel nostro ordine del giorno, il nostro ordine del giorno è chiaro, noi chiediamo che non venga applicata nelle aree attorno ai 300 metri, vicino alla spiaggia, questo tipo di gioco delle tre carte. Il gioco delle tre carte lo rispiego ancora una volta perché riguarda un'area non normata del decreto. Praticamente noi presupponiamo che il pubblico ha fatto un abuso edilizio, e nel momento in cui presupponiamo che il pubblico ha fatto un abuso edilizio lo diamo a un privato per fare in modo che il privato faccia la sanatoria. Quindi, ripetiamo, non possiamo pretendere di dire che vogliamo vivere in un mondo migliore, in cui c'è una programmazione ambientale, cioè abbiamo un'attenzione costante. È inutile che il PD e il PDL si straccino le vesti dicendo: il nuovo condone edilizio, questo è un condone edilizio degno del meglio giocatore di poker, degno del meglio giocatore di poker. E l'ultima mano l'ha fatta adesso il governo dicendo: noi valuteremo positivamente questo ordine del giorno. Adesso abbiamo rinunciato all'ordine del giorno di Maio e il governo si è espresso contrario. Cioè, io perché non dovrei usare la parola porcata? Mi scusi, Presidente. Mi scusi. Poi potrei andare anche oltre, perché potremmo dire che, vabbè, nella logica delle parti state cercando di far passare questo decreto. È ovvio che noi, mentre vi stiamo fermando per questo scempio, stiamo anche informando i cittadini su ogni piccola cosa che vengono inseriti in questi decreti, che sono i favori agli amici degli amici. Perché qui sulle spiagge stiamo parlando di infiltrazioni camorristiche, stiamo parlando di situazioni che sono già state negoziate sul territorio a fronte di consiglieri municipali vostri ricattati, ricattati. Io qui concludo, fatevi un esame di coscienza e per favore votate a favore di questo DG. Grazie, lo pongo in votazione. Dichiaro aperta la votazione, c'è il parere contrario del governo. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Chiedo scusa, onorevole Baroni, su che cosa? Prego. Sull'ordine del giorno, Presidente, ho ancora un minuto a mia disposizione. A titolo personale, comunque, e in merito a questo emendamento, noi stiamo È un cercando ordine di del porre giorno, onorevole Baroni. l'attenzione sull'aspetto penale della questione, perché ci sono delle situazioni che entrano gravemente nel settore penale. Quindi
Noi crediamo veramente che questo sia un colpo di spugna, un atto di distrazione clamoroso nel momento in cui non venga accettato questo ordine del giorno, perché non lo so, forse potrebbe permettere di rimettere la foglia di fico di fronte a questo provvedimento scandaloso. Grazie.